talmente, anche perché noi abbiamo dei modelli in giro per il mondo che fanno esattamente quello. I cinesi dicono: noi abbiamo il potere e lo risolviamo. E vi ripeto, avendo visitato tante volte, conoscendo la situazione, vi posso garantire che non volete mai avere la sensazione che qualcuno può dire: adesso ti ho risolto, non ti preoccupare, stai a casa, ci penso io. Quella è l'indicativamente se ha a che fare con cosa succede attorno a casa tua. Detto questo, io credo che la risposta dal punto di vista tecnico fondamentalmente sia nella gestione di ciò che c'è sul paesaggio, quindi le piante, l'agricoltura, che tipo di agricoltura vogliamo per il futuro, che tipo di manto forestale. Spesso ci dimentichiamo, faccio un esempio, la maggior parte dell'Appennino emiliano, una stragrande maggioranza dell'Appennino toscano, è coperta di ceppaia. Come sapete, la ceppaia è una foresta che viene tagliata costantemente per legna, è lì perché noi non abbiamo il carbone e quindi tagliamo la legna per fare il carbone. La ceppaia ha questa proprietà bizzarra che, siccome non le radici non crescono tanto, è un terreno piuttosto solido e poco poroso. Quindi quando piove sulla ceppaia, succedono tante cose, una cosa complessa, ma fondamentalmente l'acqua corriva molto più rapidamente, non viene assorbita dal terreno. La Toscana ha 600.000 ettari di ceppaia, quindi quando l'Arno va solo di 12 metri in un giorno è perché il territorio attorno non agisce come una spugna. E quindi alla fine, dal punto di vista tecnico, quella è la questione. Però poi se lei mi chiede: ma come mai allora teniamo la ceppaia? Perché? Perché la ceppaia è divisa in migliaia e migliaia di proprietà private. Noi abbiamo una legge che ci sta cercando di fare la conversione del ceppaio ad alto fusto. Non bisogna pagare un notaio 1.000 euro per fare la conversione, e in conseguenza tutti i piccoli proprietari non lo fanno, e in conseguenza veniamo tutti lì con la ceppaia. E poi i dettagli sono importanti, c'è un aspetto tecnico di questo, ma la domanda fondamentale è: vogliamo la ceppaia, vogliamo l'autofusto, vogliamo la foresta mista, come vogliamo gestire le foreste? Sono 11.000 ettari, un terzo del territorio nazionale, non possiamo non avere un'opinione, no? Se avessimo un'opinione collettiva, una visione di quello che vogliamo al paese, sarebbe molto più facile indirizzare i partiti politici, i corpi intermedi, a poi renderla realtà. Quando io sono venuto in Italia in agosto si parlava di siccità ogni giorno, Mattarella chiama le elezioni, piove, nessuno in campagna elettorale ha parlato di siccità. No? Allora, vuol dire che sapevano che non interessava, perché evidentemente a Senigallia, dove il Mise è uscito, ha vinto Fratelli d'Italia, perché non ha mai fatto della gestione dell'ambiente una priorità. Legittimo, proprio perché li hanno votati. Quindi secondo me c'è anche un po' da guardarsi allo specchio e dire: questo è il nostro momento, questo è il momento in cui dobbiamo avere un'opinione su cosa sia il nostro paese e dobbiamo partecipare da cittadini al processo di definire. È difficile, è complicato, ha altre cose da fare, non so, però il paese è questo, ci abitiamo tutti, se non lo facciamo noi, lo facciamo.